Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a non essere presentato da un cavallo. Quello di oggi sarà un episodio ricchissimo, perfetto per chiudere il weekend, quindi non perdiamo tempo. Iscrivetevi al canale se siete nuovi, così raggiungiamo i 40.000 iscritti e possiamo metterci in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. In descrizione trovate tanti links, tutti da cliccare, fatelo. Io ho detto tutto, iniziamo! Incredibile, ma Poro abbiamo qualche interessante novità per l'angolo della poracciata. È immancabile l'appuntamento con l'Epic Games Store. Questa settimana il titolo offerto gratuitamente è un gioco in Early Access, ovvero Midnight Ghost Hunt. Questo proprio non l'ho mai sentito nominare e viene presentato come un gioco multiplayer che è uno spettrale nascondino. Io proprio non ho tempo per questo tipo di giochi, però magari a qualcuno di voi potrebbe interessare. Fatemi sapere se lo provate. Abbiamo poi la nuova prova gratuita per gli abbonati a Nintendo Switch Online. Dal 7 al 13 giugno sarà possibile giocare gratuitamente a NBA 2K23. Questa conversione non sembra neanche troppo male, a parte dei tempi di caricamento eccessivamente lunghi, ma nel caso foste interessati a provarlo, iniziate a liberare spazio sulle vostre SD. Il download di gioco è oltre 50 GB, completamente fuori scala per questa console e la sua memoria interna. E a proposito di NBA, gli abbonati al PlayStation Plus Essential, sempre dal 6 giugno, potranno riscattarlo gratis su PS4 e PS5. A corredare l'offerta del tier base del Plus ci pensano Jurassic World Evolution 2 e Trek to Yomi. Un mese non eccezionale, ma ce lo facciamo andare bene. Che dite? I giocatori PC saranno invece contenti di sapere che Humble Bundle ha tirato fuori una nuova campagna dedicata ai Metroidvania. A partire da meno di 15 euro è possibile acquistare 7 Metroidvania su Steam. Ci sono alcuni nomi strapopolari e anche dei titoli che non conoscevo, ma che a quanto pare sono straapprezzati da chi li ha provati. Tipo, se avete una Steam Deck, questo è un acquisto da prendere seriamente in considerazione. Siamo entrati nel periodo bollente dell'estate videoludica. Vi lascio qualche altra segnalazione di eventi che si svolgeranno a giugno e cosa aspettarsi al loro interno. Magari poi faremo una sorta di riassuntone di tutti i vari showcase che ci saranno nelle prossime settimane. Abbiamo la data dell'Ubisoft Forward. La presentazione avrà luogo il 12 giugno a partire dalle 19, un altro evento che seguiremo in live insieme. Dal trailer di presentazione sappiamo che protagonisti di questo Forward saranno il gioco su Avatar, ovvero Frontiers of Pandora, Assassin's Creed Mirage e The Crew Motorfest. Ma c'è anche un altro titolo misterioso. Di cosa si tratterà? L'Xbox Showcase potrebbe essere il grande riscatto per Microsoft e attenzione perché i primi teaser arrivano direttamente dall'azienda americana. Nell'ultimo TG Poro abbiamo visto dei palesi riferimenti a un nuovo Psychonauts e già questo per me è una vera e propria bomba, ma questo video pubblicato sui social di Microsoft è pieno zeppo di riferimenti sia visivi che musicali a Fable. Finalmente, l'11 giugno, scopriremo la rinascita di questa storica serie di action GDR. Ah, e ve la butto lì, questa è un'informazione che ci tornerà utile in chiusura, quindi fate molta attenzione. C'è chi parla anche di un possibile reveal durante lo showcase del remake di Persona 3. Niente male, eh? E a proposito di grandi JRPG, anzi di grandi ex JRPG, durante la Summer Game Fest molto probabilmente sarà annunciata e pubblicata al volo la demo di Final Fantasy XVI. Pensate che è già iniziata a apparire, ovviamente per un bug dei server, come presente nella libreria dei giocatori che hanno preordinato Final Fantasy XVI sul PlayStation Store. Anche questa è un'altra di quelle cose da tenere assolutamente d'occhio. E mentre tutta l'industria si prepara a un'estate ricca di colpi di scena, nell'angolino c'è Nintendo che sta in silenzio. Ma cosa avrà in mente la grande N? Beh, ora abbiamo una risposta che arriva nella forma dell'annuncio più assurdo di sempre. Con una botta sola, infatti, Nintendo non solo ha distrutto tutti i sogni di vedere un Direct a giugno, ma inoltre ha svelato il titolo che nessuno avrebbe mai voluto vedere. Complimenti. Everybody's Want to Switch è realtà. Si salvi chi Poro. Per un po' di contesto vi rimando a questo video dell'8 giugno 2022 dove parlavamo di un report che oggi sappiamo essere corretto al 100%. Infatti già un anno fa il giornalista Imran Khan parlava di Everybody's Want to Switch,
azzeccando tutti i dettagli che poi sono stati ufficializzati questa notte. Dal presentatore con la testa di cavallo all'utilizzo degli smartphone accanto ai Joy-Con, tutto è corretto, il che non è un bene, perché sebbene il concept fosse intrigante, il gioco pare fosse noiosissimo, tanto da essere stato rinominato in modo molto colorito dagli sviluppatori stessi. E credetemi quando vi dico che Everybody's Want to Switch è il seguito che nessuno voleva. Ma nessuno, neanche Nintendo. Secondo il giornalista, infatti, il titolo era andato così male in fase di testing da mettere in dubbio la pubblicazione del titolo. Un gioco così poco divertente e malfatto che avrebbe potuto danneggiare la reputazione dell'azienda. E insomma, se non si sono fatti questi scrupoli con Switch Sports, io due domande me le farei. Addirittura Nintendo non si sarebbe mai aspettata un feedback così negativo, e tanto aveva dato per scontato si sarebbe trattato di un seguito di buon successo, che già aveva stampato copertine e custodie della versione fisica del titolo. Già nel 2022, ma chissà da quanto prima, insomma da qualche parte in un magazzino Nintendo, le copie fisiche di Everybody's Want to Switch erano abbandonate in un angolo a prendere la polvere. All'epoca si ipotizzava che il titolo non sarebbe mai stato pubblicato, o che al massimo sarebbe stato incluso come bonus nel pacchetto aggiuntivo dell'NSO. E invece, con un grandissimo colpo di scena, Nintendo ha deciso di annunciare l'esistenza del titolo, che verrà venduto a prezzo budget. Ma nel momento in cui un gioco viene annunciato con un post su Twitter, non viene pubblicato neanche un trailer di accompagnamento a meno di un mese di distanza dalla sua pubblicazione, uscirà infatti il 30 giugno, e viene detto che costerà la metà di un full price tipico su Switch, è molto probabile che in quest'anno di silenzio la situazione non sia migliorata affatto. Ma forse la cosa peggiore è che un annuncio del genere chiude definitivamente la possibilità di un direct a giugno, visto che Nintendo sembra preferire gli annunci da shadow drop su Twitter. Anzi no, la cosa peggiore è che senza un direct questo significa che l'estate 2023 di Nintendo si reggerà tutta su Pikmin 4 e Want to Switch, non proprio il più entusiasmante dei periodi. Poi discutiamo anche un po' del senso di proporre ora le nuove colorazioni pastello dei Joy-Con. Io da sempre ho detto che Nintendo avrebbe dovuto investire molto di più sulla possibilità di personalizzazione dei controller e della console, ma proporre oggi questa novità, associata poi a una periferica nota per alcuni difetti non di certo marginali, a me sembra proprio un fuori tutto, un tentativo di svuotare i magazzini per dare gli ultimi colpi prima del passaggio a altro. Però insomma, magari Want to Switch 2 sarà un party game incredibile e l'estate di Nintendo riserverà molte altre sorprese, vero? Vero? E visto che stiamo parlando di progetti nati non nel migliore dei modi, torniamo su Redfall, uno dei più grandi flop di questo 2023. Ora, grazie a un'inchiesta di Jason Schreier pubblicata da Bloomberg, abbiamo un quadro generale molto più preciso su cosa sia accaduto durante lo sviluppo di questa importante esclusiva a Microsoft. Schreier ha infatti intervistato numerosi programmatori e figure che hanno ruotato intorno alla produzione, tutte ovviamente rimaste anonime. E vi consiglio di recuperare l'articolo nella sua interezza perché ci sono dei dettagli incredibili. Io vi faccio un breve riassunto delle cose fondamentali. Lo sviluppo di Redfall è iniziato prima dell'acquisizione da parte di Microsoft. Nel 2018 ZeniMax, già intenzionata a vendere Bethesda, era in cerca di massimizzare i profitti e quindi faceva pressione affinché tutti i suoi studi iniziassero a sviluppare dei game as a service, col fine di avere dei prodotti in grado di monetizzare ben oltre l'acquisto iniziale. Se quindi ci si è sempre chiesto il perché Arkane Austin avesse scelto un tipo di gioco così lontano dalle sue corde, la decisione in realtà veniva dall'alto. In particolare, dopo le vendite non soddisfacenti di Prey, lo studio doveva rientrare con un progetto di successo, che sarebbe stato appunto Redfall, un titolo a supporto continuo. Il problema è che da subito il progetto non ha presentato una direzione chiara e sotto la guida dei due co-director, ovvero Harvey Smith e Ricardo Bare, o Bar, gli sviluppatori non hanno mai capito dove realmente volesse andare a parare la produzione, sempre in bilico tra il porre l'accento sul single player o il multiplayer, con riferimenti che si spostavano senza una guida precisa da Far Cry a Borderlands. Per dirvi, seguendo alla lettera le indicazioni di ZeniMax, il progetto fino al 2021 era stato strutturato per ruotare attorno a un negozio in-game ricco di microtransazioni, un elemento che è stato abbandonato solo nel 2021, a 3 anni dall'inizio dello sviluppo, quando ormai i game as a service non erano più visti con grande entusiasmo dal pubblico. Oltre a questo clima, si aggiunge una decisione di assegnare a Redfall un team relativamente piccolo di sole 100 persone, un numero che può
sembrare imponente, ma che in realtà è ben al di sotto della forza lavoro richiesta per sfornare un AAA in grado di competere con i titoli più di successo del settore. Potete capire che non deve essere stato affatto facile lavorare in queste condizioni. Insomma, immaginatevi una situazione dove nessuno voleva fare questo gioco, chi ci lavorava lo faceva controvoglia e più si andava avanti più ci si rendeva conto che non ne sarebbe mai uscito nulla di buono. Addirittura quando è avvenuta l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, in molti hanno sperato che Phil Spencer e soci cancellassero il titolo o al massimo che facessero ripartire lo sviluppo da zero trasformandolo in un gioco single player. Purtroppo così non è stato e il colpo finale è stato dato dall'approccio hands off di Microsoft, che ha deciso di dare piena libertà agli studi interni, non interferendo con lo sviluppo dei progetti già avviati, se non nella decisione di cancellare una versione prevista per PS5 di Redfall. Il risultato finale di questa concatenazione di scelte sbagliate è sotto gli occhi di tutti, e solo il 30% del team originale di Arkane Austin, che ha lavorato su Prey, ha deciso di rimanere nella compagnia durante lo sviluppo di Redfall. Questo report è veramente fondamentale, vi invito a leggerlo e vi lascio il link in descrizione perché dà un quadro generale importantissimo per capire come si sia finiti ad avere un gioco così lontano dagli standard qualitativi a cui ci avevano abituato i creatori di Prey e che ci si aspetta da un titolo first party di Microsoft. E alla luce di tutte queste informazioni, anche il mea culpa di Phil Spencer ora assume tutto un altro valore, non trovate? Ma chiudiamo tornando dalle parti di PlayStation con un rumor stra interessante. Nel futuro della serie di Final Fantasy c'è spazio per un altro remake, anch'esso legato al nome di PlayStation. Le indiscrezioni partono da Reset Era, dove un utente, tale I'm a Hero 2, ha postato differenti affermazioni riguardanti il remake di Final Fantasy 9. Nella prima afferma che il titolo sia legato a Sony e che di sicuro non uscirà su Switch, ribadendo poi questo concetto sottolineando il fatto di averlo visto in azione. Questo perché probabilmente, interpretando le parole del leaker, si tratta di un progetto che non può girare sulla console ibrida. Ma poi l'insider aggiunge anche che il titolo sarebbe almeno a 2 anni di distanza, quindi non di certo dietro l'angolo. Ora, perché dare credibilità a queste informazioni? Beh, ci sono 2 motivi principalmente. Il primo è che I'm a Hero 2 si è esposto recentemente con una cosa di cui abbiamo parlato in apertura. Secondo il presunto insider, Persona 3 Remake sarà uno dei grandi reveal dell'Xbox Showcase il prossimo 11 giugno. Un leak che nel caso si rivelasse corretto darebbe tutto un altro valore a queste affermazioni su Final Fantasy 9. E poi si parla tanto di questo remake perché il nome è comparso per la prima volta nel leak di Nvidia GeForce avvenuto qualche tempo fa, dove era stato estratto un listone di titoli all'epoca non ancora annunciati ma che piano piano sono iniziati a essere svelati al grande pubblico. Per quanto riguarda Square Enix, in questa lista figuravano titoli come Tactics Ogre, Chrono Cross Remastered e Kingdom Hearts 4. Quindi la presenza anche di Final Fantasy 9 non sembra così campata in aria. Chissà però, se nel caso questo progetto fosse realmente in sviluppo, che tipo di approccio sarà scelto da Square Enix? Dobbiamo aspettarci una produzione gigantesca come Final Fantasy VII Remake? Oppure qualcosa di meno radicale e più conservativo? Secondo voi, poracci, avremo presto notizie su Final Fantasy IX Remake? E ok che non lo vedremo su Switch, ma visto che si parla di un titolo da pubblicare fra 2 anni, possiamo aspettarci una versione per la next gen Nintendo? E questo, poracci, era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo soni tranquilli, ma soprattutto nerdate durissimo. Io sono il Por Everybody's Michele 12, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Solo risposte sbagliate? Beh, ora vi dico, praticamente te.